Matte! Io? Vieni un attimo. Ascolta, devo parlare del tuo seminario, no? E quindi, vabbè, qua ci sono le cose solite, la memoria, le metodologie di studio, come si migliora la vita, queste cose qua. Ma perché non parliamo un po' più di emozioni? Cioè, mi piacerebbe proprio capire che cosa le persone ti dicono, non so, alla fine del corso, cosa è cambiato, come l'hanno vissuta, non so, per dire qualcosa di più vivo, insomma. Ma allora, le cose che vengono fuori alla fine sono soddisfazione, autostima, per il fatto che riescano a fare cose che prima pensavano fossero non fattibili. E di te cosa dicono? Ma no, dai, dillo. C'è gratitudine, ma non è nei miei confronti, è nei confronti della vita, nel senso che, cioè, uno si rende conto di avere delle fortune che magari prima non si rendeva conto. Però questa cosa qua, nel senso che c'è, uno che non ne sa nulla sente una cosa del genere, no? Cioè, è quasi troppo bello per essere vero. Tu dici? Sì, nel senso, cioè, nel senso che... Non è troppo bello per essere detto. Ormai l'ha detto. Il seminario di Matteo. Il seminario di Matteo si chiama Il segreto di una memoria prodigiosa e non è una novità, perché le mnemotecniche e le metodologie di studio non sono una cosa nuova, ma il modo in cui le svolge Matteo sì. E la cosa veramente straordinaria è che quando riuscirete ad avere una memoria sviluppata e un'intelligenza più pronta, vi renderete conto che tutte le cose della vostra vita sono più semplici. La cosa bella di Matteo è Matteo e la sua capacità di trasferire un'emozione all'interno di quello che dovrebbe essere semplicemente una tecnica per usare al meglio la nostra mente. Invece, l'emozione rappresenta qualcosa di sostanziale. Quindi, il segreto di una memoria prodigiosa, io credo che sia veramente un corso da fare qualora non abbiate ancora fatto un corso di memoria. Mi raccomando, Matteo Salvo, il segreto di una memoria prodigiosa.